è il racconto di un'utopia concreta che si svolge esclusivamente nei beni confiscati alla Camorra, il Festival dell'Impegno Civile, un progetto che ho scritto io 5 anni fa per il Comune di Don Peppe Diana, ispirandosi alle parole di Don Peppe, il sacerdote ucciso in sacrestia nel 94, che disse che bisognava uscire dalle sacrestie per annunciare parole di vita. E quindi altrettanto è stato fatto con questa operazione culturale che nasce in provincia di Caserta e si sviluppa nelle province di Napoli e Avellino, facendo festa dove un tempo si programmava la morte. A Salerno un tempo, scriveva Fava, non accadeva nulla, da un po' di anni accade tanto, anche come controinformazione. Questo movimento delle chiacchierelle è una dimostrazione concreta, si fa informazione su quello che si fa a Salerno o che non si fa. Due azioni, culturale e politica. Culturale perché bisogna cambiare il modo di essere, il modo di relazionarsi, il modo di vivere, e sicuramente poi il successivo è politico, perché la politica condiziona la nostra vita. Falcone diceva che la lotta alle mafie si fa a Roma, e questo è perfettamente vero. Leggi giuste, più eque, che consentono di vivere una vita migliore. In libreria, oppure chiedendolo all'editore, la Febus Edizioni di Casalnuovo, una piccola casa editrice, con diritti d'autore in beneficenza, un progetto di Scampia. Questa associazione vuole realizzare un ristorante e pizzeria sociale per far lavorare i giovani del quartiere, altri in attesa di giudizio e chi dovrà scontare pene alternative al carcere. In una scuola abbandonata, e siamo in attesa che il sindaco di Napoli firmi l'atto di delibera, la consegna gratuita di questa struttura.